E siamo al campo scuola Trial di Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove oggi si è svolto il sesto allenamento collettivo. Un'iniziativa che ha coinvolto tanti appassionati nella stagione invernale e che si conclude proprio alle porte della stagione estiva. Sei giornate di gara, le prime magari facendo lo slalom tra la neve, le altre invece con delle bellissime giornate. Il fatto sportivo di oggi, in questo sesto allenamento collettivo, è stata la presenza dei giovanissimi piloti della Federazione Motociclistica Italiana, ovvero uno stage per i piloti delle juniores e per i piloti che invece stanno passando nelle categorie superiori. Uno stage a cui hanno preso parte due tecnici federali, Dario Cantoni e Michele Aurizio, che da anni è responsabile per quanto riguarda questa parte della formazione tecnica dei piloti. Abbiamo sentito alcuni protagonisti di questa bellissima giornata di sport, vediamoci anche qualche immagine. Si cerca di fare bene subito al primo passaggio, convinti di quello che si è visto, e chiaramente noi saremo lì accanto. E l'ultimo degli appuntamenti di allenamento collettivo qui a Chiuduno è stato allietato dalla presenza di uno stage federale. Abbiamo qui con noi Michele Aurizio, uno dei tecnici federali che ha il compito di seguire e allevare i giovani. Allora Michele, un bel risultato quello oggi di Chiuduno, tantissimi ragazzi e una bella scuola trial in forma dinamica, ovvero in simulazione di gara. Sì, questo diciamo è uno degli appuntamenti federali, è un esperimento che facciamo grazie alla collaborazione degli amici del campo che ci hanno messo a disposizione la struttura e questo evento. È una prova sperimentale, come detto, un allenamento formato gara, in quanto sfruttiamo l'occasione di questa competizione proprio per allenare i ragazzi in condizioni di gara, quindi con la tensione, con le prove, con i giudici e tutto quanto, tutti quei fattori che non sono contemplabili in un allenamento classico. È un esperimento che si può fare e ringraziamo di sicuro il campo che ci ha messo a disposizione la struttura e questo evento, i ragazzi che hanno partecipato e la federazione che chiaramente supporta queste occasioni. E la prossima domanda invece riguarda Michele Aurizio, pilota. Logicamente tu ormai sei un gentleman, anche se militi nella massima categoria, con risultati sempre molto incoraggianti, sempre un passo dal podio, ma poi forse manca proprio lo stare in moto durante la settimana. Sì, io come ormai sapete bene mi diverto, quando posso infastidire i primi lo faccio molto volentieri e faccio sempre la mia gara. Sono sempre un passo giù dal podio perché onestamente non mi aspetto mai di essere sempre lì a lottarci per salire, quindi no, non aspettandomelo non sono preparato a dare qualcosina in più per agguantare il podio, ma mi capita di perderlo a mia insaputa. A tua insaputa. È sempre un bello spettacolo vedere piloti come Michele Aurizio in azione, oggi invece lo abbiamo visto come professore del trial, è un'esperienza nuova, una veste nuova. Sì, diciamo una veste nuova, ma ormai sono parecchi anni, dal 2007 che la federazione mi ha affidato il compito come responsabile nazionale dei piloti giovani e il mio compito appunto è quello di diciamo svezzare questi ragazzi e farli passare da una categoria mini trial a comunque affacciarsi a campionati internazionali per sperare di portare qualche giovane al campionato del mondo con dei buoni risultati. Bene, grazie Michele Aurizio, grazie al campo scuola Trial di Chiuduno che ci ha permesso veramente di avere un ottimo scenario per questo stage giovanile. Grazie a tutti, ci vediamo in moto. E
tra gli allievi dello stage odierno c'era un'infiltrata perché lei appartiene alla massima categoria, non certo giovanile. Siamo in compagnia della ex campionessa italiana Martina Balducchi, attualmente in coabitazione al vertice del campionato italiano della categoria femminile. Martina, un bel allenamento questo qui di Chiuduno. Sì, è una garetta molto bella, mi sono divertita, le zone erano del mio livello, anzi forse un pochino di più, quindi è un ottimo allenamento, poi i ragazzi sono sempre tutti molto disponibili e simpatici e quindi è una bella festa. Campionato italiano quest'anno sempre con le coltelli in mezzo ai denti? Sì, vabbè, c'è stata la prima gara in cui ho vinto, sono stata molto contenta ed è arrivata un po' a sorpresa, la seconda è andata un po' meno bene, però insomma ho capito che diciamo che il livello è più o meno rimasto quello su cui mi sto allenando, quindi spero di continuare a fare bene. E l'imbocca al lupo d'obbligo, perché poi dopo, quando arriverà la Triade delle Nazioni, dovrai sicuramente difendere i colori azzurri. Sì, speriamo di entrare anche quest'anno nella maglia azzurra per il trial delle nazioni, anche se comunque il regolamento non stop mi preoccupa un po', però vedrò di allenarmi e di fare del mio meglio per essere, insomma, per riuscire a fare le zone nel migliore dei modi. 25. E siamo con la famiglia Saleri. Oggi Giacomo non è qui in veste di pilota, ma è qui in veste di seguidores del nostro campioncino. Allora, Gabriele, come va il tuo seguidores? Com'è andato oggi il tuo seguidores? Oggi è andato bene. Ti ha seguito bene? Sì, mi ha fatto vincere la gara. Ti ha fatto vincere la gara, ma non è che l'hai vinta te magari che guidavi? L'ho vinta io che guidavo, però lui mi ha dato una mano. Allora, è simpaticissimo Gabriele, ma è altrettanto bravo invece Giacomo, che lo segue veramente con un amore e una tecnica incredibile. Allora, ti sei ritrovato non solamente a seguire anche Sergio Piardi, ma anche tuo fratello, cioè hai questa, diciamo, capacità di trasmettere ai giovanissimi la tua esperienza, che nonostante anche tu sia giovane è già molto grande. Sì, diciamo che con i giovani comunque adesso si prova a farli divertire il più possibile. Lui è ancora veramente piccolo, deve giocare, bisogna prenderlo come un gioco al 100%. Speriamo che continuando a giocare così come sta facendo prenda veramente passione e vada avanti nel futuro con gare, magari chi lo sa ricevere anche lui qualche risultato buono come i miei. Ecco, parliamo invece di te. La gara precedente hai fatto un quarto posto, dimezzato dal tuo problema che ancora mi sembra che persista. Come stai? Ormai è già un mese che sono fermo, speriamo di riprenderci alla svelta perché così non va bene. Un mese di fermo in questo periodo è veramente tanto, ho già fatto due gare dell'italiano e due gare del mondiale con questo problema e faccio veramente tanta fatica. Speriamo di guarire la svelta e iniziare ad andare veramente forte. Bene, allora, adesso a Gabriele faccio ancora una domanda molto difficile. Ti abbiamo beccato un bel pane con la salamina in bocca, ma come sono questi panini a salamina di Chiuduno? Buoni. Quanti ne hai guadagnati oggi? Uno, anche se me ne dovevano dare due. Ecco, non si accontenta mai, così come non si accontenta mai di andare forte in moto e sicuramente darà delle grandi soddisfazioni. Grazie ai fratelli Saleri e continuiamo con le interviste. E siamo giunti al sesto appuntamento degli allenamenti collettivi di Chiuduno. Abbiamo iniziato con il freddo, facendo lo slalom tra la neve, siamo arrivati in una buona giornata di primavera. Siamo con Gilberto Valli, l'ideatore, diciamo il faro di questa iniziativa, e con lui vogliamo tirare le somme di queste sei giornate, direi tutte quante molto interessanti. Bene, abbiamo iniziato il campionato con un progetto, questo progetto erano
6 raduni, siamo arrivati al sesto, siamo contenti anche perché oggi il tempo ha tenuto e per questo spero che sia stato gradevole anche per tutti i piloti e i partecipanti. Ecco, il fatto sportivo di oggi, al di là del divertimento di tutti quanti i partecipanti, è stata anche la presenza della Federazione Motociclistica Italiana con uno stage giovanile. Beh, ringraziamo la Federazione che tiene in considerazione questo raduno nella nostra struttura e la ritiene valida per allenare i prossimi campioni. Speriamo che lo diventino il più presto. Giberto, ora vi attende un periodo di duro lavoro perché ci sarà un grosso appuntamento, sarebbe l'appuntamento clou della vostra stagione sportiva. Sì, 30 giugno la federazione ci ha dato la possibilità di avere ancora una gara nazionale. Il nostro programma adesso sarà sicuramente quello di organizzare al meglio perché le aspettative sono sempre positive e vogliamo mantenere quello che abbiamo sempre fatto gli anni precedenti. Sarà possibile una limitazione all'uso del campo, specialmente a ridosso della preparazione delle zone? Un programma di giornate ora non abbiamo ancora stipulato. Naturalmente le ultime 2 settimane prima della gara dovremo limitare per poter tracciare e organizzare tutta la manifestazione. Comunque avremo modo di poterle divulgare o sul nostro sito o sul nostro Facebook. Vogliamo ricordare il sito? Il sito è www.camposcolatrial.it e anche Facebook è sempre Camposcuola Trial Chiuduno. Quindi ringraziamo Giberto Valli, ringraziamo tutta quanta l'organizzazione, sono tante le persone che hanno lavorato sotto traccia per questa bellissima iniziativa, per queste 6 giornate di sport vero, e con il plauso anche oggi dei tanti partecipanti venuti da vicino e anche da lontano. Diamo appuntamento alle prossime iniziative e a fine giugno qua sul campo Scuola Trial di Chiuduno con una prova di campionato italiano stile Hard Trial. Grazie a tutti. Grazie a voi.